Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'impronta, il format di approfondimento della redazione della testata web ecografi.it. Saluto subito il nostro ospite, ben trovato al professor Valentino Castellani, grazie di essere con noi per questo approfondimento. Valentino Castellani, sindaco di Torino per due mandati tra il 1993 e il 2001, presidente del Toro, che è il comitato che ha organizzato e seguito le Olimpiadi di Torino nel 2006. Ebbene, abbiamo voluto chiamare con noi il professor Castellani perché vogliamo approfondire un argomento che è rimbalzato molto sulle pagine dei giornali in queste ultime settimane. Parliamo di Torino, parliamo delle vocazioni passate, presenti e soprattutto future della città, perché certamente l'avrete detto anche voi, un editoriale della stampa, firma di Luigi Raspina, ha sollevato alcuni dubbi e soprattutto ha dato modo a buona parte della società civile, imprenditoriale, politica anche della città di confrontarsi su un tema. Dove va Torino? Insomma, qual è la vocazione di Torino? Una Torino che abbiamo imparato a conoscere, ci è stata presentata come vocata l'internazionalizzazione, una Torino che si sta lasciando alle spalle il passato industriale del Novecento e sta cercando una sua posizione nella politica nazionale e internazionale. Un percorso che è cominciato qualche anno fa, 25 anni fa, anche con l'elezione di Valentino Castellani a sindaco di Torino. Lei che risposta si è dato a questa domanda che ha fatto Luigi Raspina sulla stampa? Ma sostanzialmente la stessa che lui si è data. Io sono molto d'accordo con quello che ha scritto Luigi Raspina, cioè siamo in un momento un po' di ambiguità, di smarrimento, di incertezza. Naturalmente da parte di chi ha la responsabilità di governo della città, no? Se uno chiede alla nostra sindaca o a qualche esponente importante di chi oggi ci governa in città dove stiamo andando, io ho dei dubbi che siano in grado di darci una risposta. Cioè, cosa voglio dire? Non è un attacco generico alle persone, manca una visione della rotta. Anche una visione di che cosa Torino deve diventare, vuole essere. Vuole essere o vorrà essere una città più piccola, più chiusa su se stessa, eccetera. Anche questo è un modello, no? Però bisogna saperlo. Oppure vuole essere una città che continua ad avere una dimensione internazionale, una vocazione internazionale, una rete di rapporti con le altre città europee, che promuove il turismo. Insomma, quali modelli, no? Qual è il modello? Io credo che in questo momento la città non sappia, no? Questo è anche un po' il risultato della crisi che c'è stata, e intendiamoci, non è tutta colpa della sindaca, anche i ceti dirigenti di questa città, secondo me in questo momento, hanno un attimo di incertezza, cioè insomma manca la coralità della visione, no? Come se vogliamo usare la metafora di una barca, no? Dove un equipaggio deve remare all'unisono e ci vuole un timoniere, qui il timoniere non sa bene dove andare e l'equipaggio è lì che aspetta che gli vengano dati ordini, no? E quindi la barca galleggia, sta in piedi perché non ci sono più le tempeste di qualche anno fa. Torino è una città che è stata governata bene, io credo, con professionalità, mi riferisco alla competenza del governare, però insomma bisogna avere un progetto, ecco. Questa è la mia diagnosi per l'oggi. Ma ha inciso anche il fatto che un po' inaspettatamente il centro-sinistra l'abbia persa le elezioni lo scorso anno e quindi anche questo è motivo di smarrimento. Insomma, una città che era una roccaforte, il fortino di Asterix, insomma, dove comunque il centro-sinistra vinceva anche quando il livello nazionale vinceva il centro-destra, la scorsa estate c'è stato questo terremoto, forse imprevisto anche dallo stesso sindaco uscente e all'interno del centro-sinistra di quella coalizione. Guardi, io penso, allora io lo sanno quelli che mi conoscono, che hanno parlato con me, insomma, in continuità, lo sanno che io un anno prima delle elezioni ero molto preoccupato, no? Dicevo a tutti che eravamo fragili, ma perché? Ma perché in democrazia, dopo 25 anni di governo di una parte politica, la gente ha bisogno di cambiare. Fisiologico. È fisiologico, no? Allora, per cambiare, no? Il cambiamento in sé si capisce che cosa vuol dire, no? Ma non è che si cambi in meglio, si può anche cambiare in peggio. Allora si è lasciata
in mano soltanto all'opposizione, alla protesta, alla, insomma, a chi voleva subentrare, no? Si è lasciata in mano la bandierina del cambiamento. Si può fare il cambiamento anche da parte di chi governa, no? Dare segnali di innovazione, di novità. Naturalmente io quello che dico è che il Fassino è stato un ottimo sindaco dal punto di vista della capacità di governare, della competenza, eccetera. Meno buona è stata la conduzione complessiva dell'immagine, no? Che si è cristallizzata intorno a questa, a questo stare al governo, a questo, e insomma la gente a un certo punto si è stufata. Ma poi è un po' sfida all'interno, anche forse questo sta dicendo. Certo, certo. Ma per esempio vuole che le dica una cosa che alla quale io ci tengo molto, insomma noi, non, il centro-sinistra, io non c'ero più, insomma io ero fuori da questa... da questa vicenda, insomma, non è stato capace di includere la generazione dei quarantenni o dei cinquantenni, a parte alcune modeste eccezioni, no? Ma mediamente questa discreta quantità di persone, di ragazzi e di ragazze, io li chiamo così, insomma, anche se sono uomini e donne, no? Di 40, 35, 50 anni, diciamo, in quella fascia di età, e insomma questi hanno preso un altro autobus che passava di lì vuoto, quello dei 5 Stelle, e molte delle persone che sono salite su quell'autobus non sono secondo me organiche al movimento, ma è l'unico autobus che gli è passato davanti e che loro hanno preso per dare il loro contributo all'impegno per cambiare la città. Rimango sulla metafora dell'autobus, forse perché lì hanno trovato posto per sedersi, magari sull'altro era già occupato da... No, ma l'altro non è neanche passato. Non è neanche passato. Secondo me non è neanche passato. Cioè, insomma, bisogna... questa qui è fisiologica, no? Cioè, la nuova... Allora, lei ha cominciato parlando di Torino che è cambiato, sì, no? Che sta bene. I ragazzi che sono nati negli anni 90, quella Torino là da cambiare non l'hanno conosciuta, loro hanno conosciuta la città già cambiata, quindi per loro, no, era una domanda di cambiamento di una realtà che aveva come sempre dei difetti, è chiaro? Allora bisogna cogliere questa dinamica intergenerazionale per essere capaci di continuare a stare sulla scena, altrimenti subentra un altro, si sta fermi un giro, non è che questi vadano molto bene, secondo me, no? Però in democrazia è così. Funziona così. Democrazia è giusto. Meno male. È giusto che sia così. La prima a rispondere, l'editoriale della Spina, è stato proprio il sindaco, è stato proprio Chiara Pendino, che ha detto, insomma, questa narrazione non dà giustizia a chi in città lavora, in chi in città si impegna, il turismo non è così morto, c'è un più 8%, abbiamo centri di eccellenza, di ricerca, l'università, il Politecnico, insomma, adesso non mi chiedo chi ha ragione tra i due, ma qual è, insomma, l'attenzione maggiore da tenere? Parlavano due linguaggi diversi, perché la Pendino, quello che ha risposto non è sbagliato, ma è una fotografia, un fotogramma, non è il film è una sequenza di fotogrammi, quindi la Pendino non ha risposto a dove sta andando la città, ha risposto a che cos'è oggi la città, ha fatto una fotografia, ha dato dei numeri nel senso buono del termine, no? Cioè, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa città viene da un passato recente in cui è stata ben governata, questi numeri ne sono la prova. Però su questi numeri questa amministrazione galleggia. Allora la domanda vera alla quale la sindaca secondo me non ha risposto, no, è dove stai andando? Qual è la tua visione di città? Allora vogliamo fare degli esempi per rendere la domanda, sì, un pochino più concreta. Allora, su quali settori Torino deve puntare? No? La manifattura intelligente, l'innovazione tecnologica, il turismo, queste cose insieme, con quali connessioni, quale spazio... Bisogna scegliere, dice lei. Bisogna avere... Noi quando abbiamo cominciato nel 93 ci ridevano tutti dietro perché parlavamo della cultura e del turismo, che a Torino allora era come parlare... delle cascate del Niagara, forse, no, lì in Val di Susa, dice, abbiamo le cascate del Niagara, voi siete pazzi. Allora, la città, il
ceto imprenditoriale, il sistema del commercio, ci ha messo più di 15 anni e abbiamo scelto di candidarci per le Olimpiadi, poi per dare un impulso internazionale a questa cosa. Ma la città ci ha messo una quindicina d'anni per, come posso dire, far crescere il progetto cultura barra turismo e farlo diventare qualcosa che oggi mi dicono è intorno al 10% del PIL dell'area torinese, no? Ok? Allora, è il medio-lungo periodo che costruisce il futuro, non le cose immediate, o non solo le cose immediate. Certo, ci sono anche le cose immediate da fare, ci mancherebbe altro, no? Però se in un'area non si produce sviluppo, non si produce valore, nel lungo periodo diventa una casa di riposo. Lei è arrivato a Torino nel 1958, sì. Da studente. A fare lo studente al Politecnico. A fare lo studente al Politecnico e poi insomma al Politecnico ha fatto anche carriera accademica. Che Torino era quella del 58? No. Visto che lei dice i ragazzi nati negli 90 non si ricordano la Torino degli anni 80, a questo punto che Torino era quella del, prima del centenario, prima del boom economico, era forse la vera One Factory Town, la città dell'industria, della Fiat e basta. Era così. Guardi, era una città completamente diversa rispetto a quelle di oggi. Vabbè, io naturalmente stavo in collegio, al collegio universitario, non ero un torinese nel senso autoctono. L'hai diventato. Lo sono diventato e ne sono orgoglioso, ma in quei tempi là ero un ospite anch'io, no? Era una città che alle 10:30, 11 di sera, massimo mezzanotte, praticamente andava tutta a dormire, non c'era attività. Noi mi ricordo che noi universitari. Qui non è un luogo comune, veramente, alle 11 si chiudeva e si andava a dormire. C'era qualche posto, ma insomma. No, chiaro, certo. Però voglio dire. Il sentimento era quello che diceva. Assolutamente sì. Sabato e la domenica era una città ferma, priva di. Insomma, che riposava. Ma non solo la gente a casa, la città riposava, no? Oggi noi siamo abituati a vedere, no, allora non era così. E cominciarono a comparire, parlo dei primi anni 60, i primi cartelli, non si affitta ai meridionali, poi c'è stata la grande ondata, comunque una città fabbrica, no? Secondo me questo è stato nel bene e nel male il grande stigma di Torino in quegli anni, no? È una città che produceva posti di lavoro, a migliaia, non una alla volta, a centinaia, migliaia alla volta, che quindi produceva, trainava lo sviluppo industriale del paese, una città molto rigorosa, molto sabauda, completamente un'altra cosa. Poi guardi, quando poi mi sono sposato, insomma mi sono sistemato a Torino, parlo della fine degli anni 60, che continuava questa città, sì. No? Era impressionante il mese di agosto a Torino. Il mese di agosto a Torino era il deserto, perché la Fiat andava in ferie, andavano tutti in ferie. A me un anno è capitato, perché mia moglie ha partorito il nostro secondo figlio, il terzo figlio anzi è nato di agosto, quindi siamo stati in agosto a Torino. Era una cosa, sembrava di essere su un altro pianeta. E bisogna averli vissuti quei periodi là per capire quale cambiamento c'è stato. E magari possono anche aiutare adesso per farsi un'idea di quello che, certo non si tornerà ad essere così, ma che cosa potrà diventare, cosa potrà essere Torino. È così, si impara il metodo, non si possono replicare le situazioni, cioè non è che possiamo replicare un modello, no? Anche qualcuno mi ferma un sacco di gente per strada e mi dice torni a fare il cinema, ma il senso, c'è un vecchietto, sto molto bene e sono contento, ma sono una persona che ha già dato, ha esaurito il suo ciclo, ebbene, adesso bisogna che la generazione dei 40-50 anni, no? Si metta di buzzo buono e reinventi o comunque continui ad inventare il futuro della città. Magari però ascoltando anche chi negli anni scorsi qualcosa per questa città l'ha fatto. Professore, la fermo perché dobbiamo chiudere questa parte dell'impronta. Le chiedo la cortesia di essere con noi anche nella prossima puntata, perché insomma, gli argomenti sono ancora tanti e le vorrei ancora approfondire. Grazie per averci seguito, grazie al professor Valentino Castellani e ci vediamo nel prossimo appuntamento dell'impronta.